Eccoci qua ragazzi, allora oggi andremo a vedere come mixare una ritmica, quindi una batteria acustica. Quindi io qua in una sessione quelli che sono tutte le varie tracce che compongono la batteria acustica, quindi dal microfono della cassa interno, microfono della cassa BD out, è un microfono che ha circa 1,5 metri dalla cassa, 1,5 metri dalla cassa davanti, che quindi questo prenderà anche altre componenti della ritmica, non solamente la cassa, ma in prevalenza la cassa perché appunto è più vicino al suono della cassa. BD sub, che cos'è? È la cassa, è il microfono della cassa, quello Yamaha, quello che ha la forma del cono rovesciato, che prende solamente le subfrequenze, quindi le frequenze molto basse della cassa. Poi andiamo a vedere rullante alto, quindi un microfono che ha circa 10-15 cm dal bordo del rullante, solitamente un SM57 puntato verso il centro della batteria. Rullante basso, quindi down, è quello che è speculare al rullante, quindi un microfono che prende la cordiera, sempre un SM57, è invertito di fase per evitare appunto problemi di controfase. Poi ho un trig che avevo aperto precedentemente con Logic, quindi diciamo che la batteria è stata triggerata perché è impossibile farlo con GarageBand. Poi andremo a vedere anche il discorso delle limitazioni fra GarageBand e Logic, che sono diverse, come appunto il fatto dell'assegnazione dei canali. Qui ad esempio io ho tre casse. Avrei voluto assegnarle tutte e tre allo stesso bus, ma non è possibile con GarageBand perché comunque ho delle limitazioni rispetto a Logic. GarageBand è un programma molto efficace per creare musica, un po' meno per andare a gestire il suono, quindi per mixare. Comunque andiamo avanti, quindi Charleston, suono del hi-hat, che è un suono che diciamo, è un microfono che è circa 20-25 cm dalla Charleston della batteria. Tom 3 è il timpano, praticamente quello che sta a destra del batterista. OH Center è l'overhead, è un call che è posizionato sopra la testa del batterista in mono. I due microfoni overhead, quindi i due microfoni che stanno a sinistra e a destra della batteria, quindi sopra sempre la testa del batterista, però all'incirca 1,5 metri, 1,5 metri di distanza uno dall'altro, puntati verso in proporzione più verso il rullante, quindi diciamo che sono un pochettino spostati verso Charleston in modo da avere nell'immagine stereofonica il rullante sempre bello al centro. Poi abbiamo room close, è la stanza mono, che è a circa 4-5 metri dalla batteria, e room stereo, che sono due microfoni, in questo caso sono due call, a circa a fondo della stanza del batterista, che erano circa, credo, 6-7 metri dalla batteria. Poi anche un microfono ride, che è appunto sul microfono sul ride, quindi il microfono che è sul ride, sulla parte del ride. Andiamo a sentire un po' il brano prima tutti insieme e poi vediamo punto per punto come andare a modificare il suono della ritmica. In downtime. Il caldo palmo di una mano accarezzasse piano, penso a te, non ci sei più te. Io sì, a volte ci torno, sai, a quella vita spesa insieme. Ok. Iniziamo con analizzare il primo suono, che è quello della cassa quindi della cassa all'interno della cassa, appunto il microfono all'interno della cassa. Quindi, compressore, come prima cosa andiamo ad aprire un compressore, andiamo a puntarlo. In questo caso il compressore va a comprimere la parte eccedente, la soglia, una compressione che è determinata dal valore di ratio.
quindi aumentiamo la radio a 5.1, rendiamola molto stabile questa cassa, molto, soprattutto il microfono della cassa interna, rendiamolo molto aggressivo. Quindi aggressivo vuol dire che devo aumentare il valore dell'attacco del compressore, quindi questo lo portiamo in circa 50 millisecondi. Aumentiamo un po' il gain. Ok, abbassiamo. Ecco, ovviamente anche qua la limitazione di GarageBand rispetto a Logic è la visualizzazione di questo tipo di plugin, che è più limitata. Equalizzatore, andiamo a togliere quelle che sono le frequenze sub. Analizzatore, vediamo cosa stiamo facendo. Andiamo a togliere sotto i 50 Hz con anche con un 48 dB per ottava come taglio, quindi come discesa dell'equalizzatore del filtro passa alto. E una frequenza che solitamente sempre abbastanza fastidiosa è quella dei 125-150 Hz. Non voglio toglierla quella frequenza lì indistintamente. Andiamo a sentire poi qual è la frequenza giusta, ma la vorrei togliere in maniera dinamica, quindi utilizzando un equalizzatore dinamico, perché cambia molto da un punto di vista qualitativo, perché l'equalizzatore normale va a togliere a prescindere da quello che succede. L'equalizzatore invece dinamico va a togliere solamente quando il suono eccede una certa soglia che andiamo a impostare. Quindi ho aperto FAB Filter Q3, stringiamo la campana, qui mettiamo un valore di meno 10, vedete, e vado a sentire quella frequenza che voglio andare a togliere. Questa era molto, questa sentite da un effetto un po' diciamo, molto ok. Quindi andiamo a togliere questa parte, vedete, io qua ho l'ingresso, la soglia, ogni volta che il suono eccede la soglia, quindi passa di là, lui va a toglierlo, però non sempre, vedete. Volte, ad esempio, quando c'è la risposta del rullante, lui non la va a togliere. Un'altra cosa che voglio togliere qua, un altro tipo di frequenze, sono quelle molto acute. Anzi, rimaniamo sul Q3 di prima. Quindi questa punta qua è un po' acidina. Andiamo sempre a togliere, stavolta meno 5. Sentite che già riscalda il suono. Scendiamo con la soglia. Ok. Non male. Sentiamo la cassa fuori. Qui c'è un po' di cartone. Il cartone è una frequenza attorno ai 500. L'asciughiamo un pochettino. Bisogna sempre stare attenti a non creare un suono molto medioso nella ritmica, perché poi gran parte del mix verrà, come dire, gran parte del mix verrà posizionato nella parte centrale, quindi verrà equalizzato nella parte centrale, perché moltissimi strumenti lavorano nella parte media delle frequenze. Quindi bisogna stare attenti, almeno con la ritmica, a non creare un suono molto carico dai 500 ai 1000 Hz. Quelli sono, e poi bisogna stare molto attenti, soprattutto nella parte alta, quindi Charleston, Crash, a non renderli molto acidi, cosa che è molto facile avere, soprattutto se si registra con dei microfoni di una qualità non elevatissima. I microfoni, la differenza grossa fra i microfoni che costano un po' e quelli più economici è proprio nel livello di quanto il suono rimane morbido anche quando si va poi a equalizzare. Stessa cosa si può dire per le schede, quindi per i convertitori. Ovvio che quando si comprano schede da 200 euro, da 100-200 euro, non si ha la qualità ovviamente che si ha nelle schede più costose, e soprattutto questa qualità si riversa su quelle frequenze lì. Quindi quando si va a mixare, a mettere molti suoni, la prima cosa che si sente è proprio un aumento dell'acidità, della spigolosità del suono. Per una serie di fattori, quello è il primo limite che si ha con le apparecchiature non costosissime. Quindi stiamo molto attenti a quella porzione di suono, a quella famiglia di suono lì. Sub, qui andiamo a chiudere ancora di più. A parte che è già super chiuso, anzi andiamo, no, non ci sento il bisogno, sì, magari mettiamolo ugualmente. Queste sono le uniche frequenze che servono per questo microfono qua, queste sono proprio sub. Qui vorrei fare un esperimento, vorrei allungare un po' il suono di questa cassa, quindi sempre con questo plugin
togliamo l'attacco. Ok, differenza è minima. Togliamo un po' di questa qui che non mi fa impazzire BD out. Ovviamente la cassa che domina il discorso è la cassa PD in, quindi il microfono dentro la cassa perché è quello che ci dà più stabilità. Però ci può aiutare anche questi altri due microfoni. Preferisco tenere questo qua. Questo non è male. Adesso sentiamolo nell'insieme, nel resto. Andiamo avanti, proviamo avanti. Rullante. Questo è rullante sopra. Vorrei più schiaffo ancora, quindi comprimiamo una prima volta. Comprimiamo con un attacco. Io più aumento l'attacco del compressore, quindi il valore dell'attacco, più lascerò la prima parte del suono non compressa, quindi libera di suonare. Quindi la vitalità del suono, che solitamente viene diminuita dall'uso del compressore, viene modificata, viene attenuata dall'uso del compressore. Per evitare questo problema devo tenere l'attacco abbastanza lento, quindi attorno sopra i 50 millisecondi. Aumento la ratio, quindi aumento la compressione, diminuisco la soglia per farlo lavorare di più. Non è male. Andiamo a togliere tutto quello che è sotto. Questo rullante ha una nota che suona molto... Intanto mettiamo questo qua, intervento un po' più rapido. Ok. Suona molto il Charleston in questo rullante. Si sente molto il Charleston. Sentite, io adesso non ho aperto il microfono del Charleston, ma si avverte tanto. Trig. È bello questo, infatti questo l'avevo messo per evitare il problema del ritorno del Charleston. Molto spesso si triggerano i suoni per un discorso o di potenziare certe sonorità o per cambiare proprio per un fatto creativo, perché magari possiamo avere più possibilità di ascoltare altre sonorità e quindi non solamente quelle che abbiamo registrato, oppure proprio per il fatto di evitare quelli che sono come dire, degli effetti indesiderati, che sono il fatto, come in questo caso, di trovare il Charleston nel microfono del rullante, che poi dopo da gestire, perché poi abbiamo altri microfoni da aprire, altre tracce, quindi il Charleston, che è uno degli strumenti che entrerà in tutte le tracce, bisogna stare molto attenti a non metterlo in tutti, insomma a controllarlo bene. Bene, per ora è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento.